Buongiorno e buon sabato. Oggi è sabato 28 marzo, sono le 2 del pomeriggio. Inizio questo vlog tardissimo oggi. Ci siamo svegliati con molta calma perché dovete sapere che ieri sera siamo andati a dormire tipo alle 3 di notte. Ste è stato a giocare alla play fino quasi alle 2 e 2 e mezza. E io invece sono stata al PC, ho iniziato una nuova serie TV da sola e poi ho editato un video e ne ho guardati tanti altri su YouTube perché comunque a me piace registrare video, ma dovete sapere che amo tantissimo anche guardare gli altri, quelli di altri canali, cioè mi piace proprio tanto. Quindi io proprio ieri non ho registrato niente, è strano perché di solito da quando siamo praticamente in quarantena cerco sempre di registrare almeno dal lunedì al venerdì in modo da potervi tenere compagnia. Poi di solito il sabato e la domenica evito di farlo perché comunque fino a giovedì anche cioè Ste lavorava dal lunedì al venerdì, poi staccava la spina il sabato e la domenica, quindi il sabato e la domenica stavamo insieme a fare le nostre cose e quindi non volevo, cioè preferivo non registrare. Invece da questa settimana che è appena passata, anche il suo lavoro si è ridotto molto. Noi siamo andati in cassa integrazione, ad esempio, adesso stiamo sfruttando le ferie. Però poi, tipo fra 2 o 3 settimane, partirà la cassa integrazione anche per lui. Quindi settimana prossima lavorerà tipo un giorno e mezzo e poi tutti gli altri giorni li farà in cassa integrazione e quindi non avrà il lavoro da fare. Ecco perché oggi ho deciso di fare un video appunto anche se è sabato, perché comunque sia ieri che giovedì pomeriggio anche lui non ha lavorato, mentre la settimana prossima inizia a non lavorare praticamente mai, se non un giorno e un pomeriggio, tipo una mattina. Comunque, adesso lui è andato a fare la spesa e lui è l'incaricato della famiglia per fare la spesa, più che altro quando ci sono da prendere tante cose, lui è sicuramente molto più forzuto di me, ha più forza, quindi per caricare acqua, i sacchi della spesa che sono molto pesanti, insomma va lui, ci va volentieri, quindi io faccio la lista della spesa e poi lui va a fare la spesa. Tra l'altro lo stavo cronometrando non tanto per vedere quanto ci mette lui, perché poverino lui è anche bravo, ma più che altro, guardate qua, un'ora, ma più che altro perché un'ora e 15 minuti, più che altro per capire quanta gente c'era, è fuori ormai da un'ora e 15 minuti appunto, ma più o meno anche settimana scorsa ci ha messo così. Quando è arrivato mi ha detto che c'era coda, è stato un po' in coda fuori con il carrello, poi mi ha chiamato perché non trovava una cosa, adesso mi ha detto che è andato in cassa, quindi a momenti dovrebbe arrivare. Non abbiamo ancora pranzato, infatti ho la pancia che mi sta brontolando tantissimo e non so neanche cosa faremo per pranzo barra per il pomeriggio, perché praticamente ormai l'ora di pranzo è andata, anche se in realtà stamattina ci siamo svegliati molto tardi, essendo andati a letto tardissimo ieri. Come vedete, la cucina è un po' sottosopra perché stavo caricando la lavastoviglie e stavo mettendo via le pentole che erano qui perché la sera non ho mai voglia di asciugarle, quindi lavo tutto, poi appoggio lì e aspetto la mattina che si sono praticamente asciugate da sole. Mi sono già truccata, mi sono vestita, sono proprio pronta, diciamo pronta, pronta per non fare niente in realtà, perché si sta a casa, ci sono le piccole in giardino. Oggi fortunatamente è uscito un pochettino di sole, venerdì e giovedì ha fatto freddissimo, stavo in felpa con le calzettone pesanti, anche se li ho su anche adesso, la stufa accesa perennemente tipo dalle 10 del mattino all'una di notte, perché praticamente stiamo in piedi molto la sera. Cioè, io preferisco, ad esempio, dormire un pochettino di più la mattina, ma restare sveglia di più la sera. Non so se sono l'unica. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi siete più mattutine e quindi vi piace svegliarvi presto anche in queste settimane, però la sera poi una certa, tipo per mezzanotte, le 11, volete andare a letto, o se invece siete come me e che carburate di più durante la sera barra la notte. Ad esempio, dovete sapere che io preferisco editare i video la sera, tipo anche alle 11 a mezzanotte, preferisco editarli appunto verso sera,
che non editarli la mattina, ad esempio alle 8 del mattino o alle 9 del mattino. Non so perché, ma sono più carica a mezzanotte, quindi li edito quasi sempre la sera. Adesso aspetto, se magari dopo ne approfitto, vi faccio uno svuota la spesa all'interno di questo vlog, così da farvi vedere le cose che abbiamo preso. Anche se in realtà questa è una spesa che comunque al di fuori di questa quarantena noi facciamo sempre, bene o male compriamo sempre le stesse cose. Comunque vi faccio vedere cosa abbiamo preso oggi, si arriva, perché poveretto è fuori ormai da tanto, quindi speriamo arrivi presto. È arrivato con la spesa. Come va? Bene. Com'è andata questa spesa lunghissima? Sai quanto ci hai messo? Un'ora e quarto. Bravo! Io ho dovuto anche imbustare fuori. Come imbustare? Ti hanno fatto uscire? Sì, perché se imbusti dentro fai coda. Ah, ok. Quindi praticamente ha messo tutta la spesa nei sacchetti fuori dal supermercato? Sì, ho messo tutto nel carrello quando... Davvero? Ma dai. E tra l'altro, non so se l'ho detto prima, ma è stato anche in coda, quindi adesso sono le 3, le 2, 2 e mezza, cos'è? Sì, 2 e mezza, e quanto pare non è un orario molto, ed è sabato, magari tanta gente è andata oggi, noi usciamo proprio una volta a settimana, e adesso scarichiamo la spesa così vi faccio vedere... Lui esce, così vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Guardate, vi faccio vedere la pupa! Che è qui, perché dovete sapere che qui dietro abbiamo i cancellini, così i cani non scendono e restano bloccati in giardino. Ciao Moccolina! Ciao Gioia! No, ma questa scala la devo pulire. Magari oggi lo facciamo, Gioia, che dici, visto che c'è una bella giornata? Ciao Pupe! Ciao Pupone! Andiamo a scaricare la spesa, venite su, passate da su, fate il giro, dai! Non vuole fare lo svuota la spesa con me. Ho fame, dai. Io pesco random quello che abbiamo preso. Allora, latte parzialmente scremato, non ho preso, cioè non abbiamo, cioè abbiamo scelto di non prendere il latte fresco semplicemente perché ha una scadenza molto più breve. Invece questo è a lunga conservazione, quindi l'ho preso magari per fare il purè oppure per fare dei dolci, almeno ce l'abbiamo in casa. Anche la panna, alla fine ho preso quella da mezzo, da 250 ml. Giusto, no? Sì, va bene. Anche perché non so ancora cosa, se la userò per fare qualche dolce. Comunque panna da cucina, 250 ml. Poi una mozzarella classica da mangiare magari con i pomodorini. Io adoro i pomodorini ciliegini, sono buonissimi. Ma sto registrando, sì. Ok, poi speck. Prendiamo tantissimo gli affettati confezionati nelle buste. In realtà io amo prendere gli affettati al banco freschi. Di solito, infatti, li prendo sempre al banco. Però in questa situazione, non potendo uscire troppo spesso, li prendiamo confezionati, così hanno una scadenza più lunga e ci bastano tranquillamente per tutta la settimana, anche a oltranza in realtà. Poi le fragole, stavolta hai preso quelle grandi. Quali? Hai preso la confezione più grande oggi? Comunque, fragole e Sabrina. Perché poi Sabrina? A volte c'è scritto Melissa, chissà perché. Comunque, 500 grammi di fragole. Queste mi piace ci piace mangiare la mattina, magari con lo yogurt, oppure anche semplicemente così con un po' di zucchero e limone, sono buonissime. Poi, il caffè macchiato della Dolce Gusto, la confezione più grande da 30 capsule. Poi la farina della Barilla 00, questa la uso sia per fare i dolci che per fare piatti salati. La farina di mandorle della Conad, siamo andati alla Conad a fare la spesa, anzi è andato alla Conad. Sto cercando, ha finito pranzo. Salterà fuori prima o poi. Allora la farina di mandorle, con questa ho intenzione di fare una torta. Poi il lievito di birra, ho sentito dire che è difficilissimo trovarlo, Ste invece l'ha trovato fortunatamente, quindi gli ho fatto prendere una confezione di lievito di birra, ottimo sia per fare le focacce che le pizze. Poi due rotoli di carta Scottex che stavamo finendo, comunque Ste l'hamburger qui non c'è.
Non è che non l'hai preso magari? Magari è caduto in macchina col rumore che hai sentito prima. Ho trovato, ok. Poi una confezione di insalata iceberg da mettere nell'hamburger che mangia sempre Ste. Poi, faccio vedere questo così poi lo può mangiare. L'hamburger di scottona da 180 grammi, prego. E maxi panini per hamburger con semi di sesamo. Sono giganti questi. Poi due confezioni di patate al rosmarino surgelate. Queste, in realtà a me piace fare le patate fatte in casa. Infatti non ve le ho fatte vedere, però abbiamo preso anche un sacco di patate. Io queste di solito le faccio a cubetti in pentola, però quando magari siamo un attimo di fretta o comunque non voglio passare troppo i fornelli, queste vengono comodissime. Le mettiamo in padella 6-7 minuti e via, sono pronte. Poi altro affettato, allora prosciutto cotto, questo lo mangiaste di solito nel toast, e prosciutto crudo. Poi il pane grattugiato, questo lo utilizzo tantissimo per fare i burger di zucchine, per impannare magari il pollo, oppure cosa c'è, mocca? Sì, oppure per fare i miei burger, le mie cose, o anche per fare, ecco, la gratinatura tipo nei peperoni, nelle zucchine che faccio tantissimo al forno. Poi 4 zucchine. Io queste le amo, le zucchine mi piacciono tantissimo, le faccio in pentola, le faccio al forno, le faccio gratinate, le faccio ad esempio con gli gnocchi, nei primi piatti, super super buone. Ecco cosa mi sono dimenticata di scrivere nella lista, lo zafferano. Io di solito quando faccio gli gnocchi con le zucchine metto sempre lo zafferano, l'ho finito, mi sono dimenticata di metterlo in lista, fa niente. Poi una confezione di arance, ci piace fare tanto la spremuta da bere al mattino, magari il pomeriggio. Poi altro lievito di birra, abbiamo fatto scorta molto molto bene. E 2 vasetti di yogurt, ma mi sa che poi nelle altre buste ce n'è altro. Yogurt greco al caffè con il 0% di grassi. E yogurt sempre greco magro della Mykonos al limone, questo è buonissimo, ma ve l'ho già detto. Carta igienica, una bella confezione di carta igienica perché la stavamo finendo, ho preso questa della Scottex. In realtà per la carta igienica non ho preferenze, prendiamo sempre quello che ci capita. Poi passiamo alla carne. Allora, se sentite un pochettino di rumore perché sul piano sta andando l'hamburger, così Ste intanto si prepara il pranzo. Comunque ha preso la salsiccia, le salamine, questa ci piace farle con le patatine o con la polenta, e questa è la confezione da 4. Poi ha preso 1, 2, 3, 4, 5 confezioni di petto di pollo, le sottilissime, il petto di pollo quello tagliato molto molto sottile, perché lui ama il pollo, lo mangia in tantissimi modi e quindi abbiamo fatto scorta. In realtà il pollo piace tanto anche a me, poi è una carne leggera, quindi ottimo. Poi altri 2 hamburger, anche questi sempre per Ste, hamburger di chianina. Poi le mozzarelline piccoline, queste voglio provare a metterle nelle polpettine che voglio fare con le zucchine, e all'interno mettere una mozzarellina, così poi quando si rompe la polpettina c'è la mozzarella bella filante. Quindi ho preso queste qua, cioè gli ho fatto prendere queste. Poi ancora un po' di yogurt, altri 2 yogurt, sempre yogurt greco, anche questi al caffè. Poi il vetril, avevo finito il vetril per pulire i vetri, quindi il quasar non c'era? No. Non l'hai trovato? Niente, quindi il classico vetril è sempre della Conad per pulire i vetri. Una confezione grande, la più grande, da 24 fette di pan carré, questo lo utilizziamo sia per fare i classici toast, ma anche per fare i miei burger di zucchine. No, le zucchinette. No, abbiamo dimenticato di cioè, non le ho scritte? No. Ci siamo dimenticati il cheddar da mettere sul burger. Cercate di scriverlo.
Anche il cipolle da fare a me. Adesso te le faccio. Dammi l'aglio, c'è l'aglio? Sì, aglio, non per noi, ci hanno incaricato, visto che comunque suo fratello abita qui accanto a noi, quindi glielo allunghiamo. Poi io avevo voglia di gamberi di pesce e di solito nel supermercato dove andiamo trovo una scelta vastissima di pesce e di solito faccio scorta, però ho finito tutto e quindi Ste ha preso questi gamberi argentini. Poi abbiamo preso altre uova, in realtà ho già una confezione da 6 qui a casa, però se voglio fare le torte o comunque qualcosa le ho in casa. Confezione da 6, io di solito prendo sempre le uova da gallina allevate a terra, di solito prendo sempre queste. Poi confezione di succhi, prendiamo questi di solito perché non hanno zuccheri aggiunti, questi qui, e ne ha presi 2 all'arancia, classici succhi di frutta all'arancia, e uno invece ai frutti di bosco. Ho cambiato, di solito non li abbiamo mai presi, frutti di bosco, quindi fragola, lamponi, mirtilli, frutti di bosco, insomma. Curiosa di provarlo. Poi burro per fare una torta, mascarpone per fare la torta. Poi altri yogurt miei, questi al limone. Poi la ricotta, questa l'ho presa per fare la torta con il burro e farò una torta alla ricotta, spero che sia buona. E poi c'è il parmigiano reggiano, questo qua lo utilizzo tanto per fare i burger e per gratinare le verdure in forno per dargli questo saporino un pochettino più buono. Il pesto alla genovese senza aglio, no, questo non è senza aglio, di solito lo prendiamo senza aglio, però fa niente, ci piace molto il pesto della Barilla, quindi teniamo sempre una confezione in scorta, di scorta qui in dispensa. E poi ultima cosa, anzi penultima cosa, un altro yogurt greco al cocco, questo è buonissimo, l'ha preso settimana scorsa Ste ed è super super buono. E poi guardate cosa ha preso, l'uovo di Pasqua, ha preso la versione da uomo perché mi ha detto che c'era tema NBA, quindi ha preso la versione maschile, il classico uovo della Kinder, quello più grande, che ci sta sempre il giorno di Pasqua. Poi secondo me l'uovo della Kinder è il più buono. Ok, adesso metto via tutte le cosine che abbiamo preso, sì, vi ho fatto vedere tutto e ci vediamo più tardi. Eccomi tornata, cucina riordinata, abbiamo fatto un pranzo veloce, più che altro io ho mangiato le polpettine di zucchine che ho fatto ieri sera che mi erano avanzate, mentre Ste invece ha mangiato l'hamburger. Adesso ho finito la fetta di torta che era avanzata, una piccola fettina di torta, una torta alle crepe che è buonissima, però la panna, cioè la crema che ho utilizzato per farcire ogni singola crepe si è asciugata tantissimo, le crepe hanno asciugato tantissimo la crema, quindi mi sa che se mai la rifarò, perché è stata lunghissima da fare, dovrò o raddoppiare, quasi raddoppiare, però ne ho comunque usata tanta, quindi raddoppiare la dose di crema oppure ridurre la quantità di crepe. Probabilmente ridurrò la quantità di crepe. Comunque, con la pancia bella bella piena, adesso ci mettiamo un po' a guardare qualcosa su Netflix. Sto anche pensando di fare l'abbonamento gratuito di 6-7 giorni di Disney Plus, però ancora non l'ho attivato, però mi sa che entro sera o massimo domani lo faccio, perché i film della Disney mi piacciono tantissimo e quindi voglio provare anche questo abbonamento, che non penso di rinnovare, però boh, si sa mai. Adesso lo attiverò, questa prova gratuita. Voi l'avete già fatto, l'avete già attivato, avete poi continuato l'abbonamento oppure no? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo c'è Ste che sta facendo un ordine online di nuovo sulle barrette che vi ho fatto vedere in uno dei video precedenti, forse è uscito la settimana scorsa, perché abbiamo finito un po' di scorte, quindi adesso facciamo un altro ordine veloce e ci vediamo più tardi, magari verso sera, perché abbiamo ordinato la cena da sport, il sabato lo facciamo sempre, e quindi magari dopo vi faccio vedere cosa abbiamo preso per cena, anche se è molto intuitivo. Cosa si prende di solito il sabato sera?
Alla fine oggi non ho più filmato niente. Le piccole, che adesso sono distrutte nelle loro cuccette, hanno fatto tutto il pomeriggio in giardino perché era una bella giornata, quindi hanno corso tantissimo, si sono divertite e adesso sono stese tutte e due KO, stanno facendo le nalle. Sono le 9 di sera, quasi le 9, e noi stiamo ancora aspettando la pizza da asporto perché abbiamo ordinato due pizze e anche un fritto misto. Stasera ci siamo dati alla pazza gioia, abbiamo preso una pizza per uno più appunto un fritto da condividere e metteremo probabilmente qualche calamaro anche sulla pizza. Quindi abbiamo chiamato la pizzeria, che tra l'altro è molto vicino a casa nostra, e stasera ci facciamo portare le pizze. La settimana scorsa invece Ste ha preso la pizza, io ho preso un primo di pesce, perché danno la possibilità anche di ordinare non solo la pizza ma anche i primi piatti, gli antipasti, i secondi. Loro sono bravissimi a fare il pesce, quindi la settimana scorsa e anche quella prima io ho preso il pesce mentre Ste ha preso la pizza, e in questo periodo oltre a portare appunto le pizze portano anche tutto il menù che si trova al ristorante, quindi questa trovo che sia una cosa molto molto carina. E quindi ci solleviamo il morale con una bella pizza, tra l'altro è gigante e appena arriva, perché mi hanno detto tra le 9 e 9 e mezza, perché sono pieni pieni di ordini. Appena arriva vi faccio vedere la nostra super cena di stasera. Tra l'altro ho anche un sacco di fame perché poi oggi non ho mangiato granché, ho fatto uno spuntino, ho mangiato una barretta tipo verso le 6 e mezza, però adesso inizio ad avere parecchia fame. Vado anche a mettermi una felpa, magari mi tolgo la maglietta, mi metto qualcos'altro, perché adesso inizio ad avere un pochettino di freddo, quindi è meglio coprirsi un po'. Finalmente sono arrivate, è gigante la pizza, guardate, una, due, abbiamo preso due margherite e poi il fritto misto. Buon appetito. Allora, la pizza non l'ho mangiata tutta perché è gigante, quindi ne ho tenuta praticamente metà e anche Ste ha avanzato una fetta, cosa non da lui. Comunque, noi non abbiamo ordinato queste cose, però le mettono sempre dentro, lasciano sempre il dolcetto, due gelatini, questo alla crema e questo invece è all'arancia, e poi dei biscottini fatti in casa e anche delle meringhe. Questa è la prima volta che le troviamo, di solito ci sono altri biscotti. Quindi anche qua farò un piccolo piccolo sgarro. Abbiamo finito di cenare. Adesso mi faccio finalmente una bella doccia. Sono andata nella mia cassettiera dove tengo tutte le maschere e ho optato per questa qui, una maschera di Pixi illuminante, che è da tenere in posa soltanto 15 minuti, quindi anche molto veloce. Adesso quindi mi strucco, faccio la maschera e poi vado a farmi una bella bella doccia calda. Mi metto il pigiama e ci mettiamo, qui dalla porta perché stai acceso la TV, e ci mettiamo sul divano a guardare un film. È tardi perché sono le 22:50, sono praticamente 10 alle 11 e ancora non ho fatto la doccia, quindi probabilmente inizieremo a guardare il film verso 11:30, 11:45, perché poi ci mettiamo tipo 3 ore a scegliere il film. E questo è un classico, è sempre così, ogni volta che dobbiamo scegliere un film da guardare su Netflix ne facciamo passare tipo un centinaio prima di sceglierne uno. Però vabbè, domani possiamo dormire e come vi ho detto stamattina facciamo sempre tardi la sera, quindi è tutto nella norma, non ci sarà nessun problema iniziare un film anche verso mezzanotte. Però devo sbrigarmi perché altrimenti viene ancora più tardi. Mi strucco, mi faccio la mia bella maschera e poi volo in doccia. Ho finito di farmi la doccia, adesso mi preparo un tè caldo al limone e poi vado sul divano. Spero che questo video... lasciate perdere Ste. Comunque, se questo video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!